Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua con il nostro Monza in PES 2021. Allora, quest'oggi abbiamo il Chievo, che comunque sta quinto in classifica. Non sarà facile, assolutamente no. Allora, la squadra titolare, io metterei Moreno. Mi fido un po' di più. Poi. Oggi Maric è fuori forma. Mettiamolo comunque in panchina. E poi c'è Paletta, che è un po' stanco. Non abbiamo tante alternative. Oggi Sacchini gioca. Frutt no, perché De Vecchi è in grandissima forma. Titolare di oggi Pedro Lucas, speriamo faccia una buona partita. E che dire, insomma, scontro molto importante perché se vinciamo andiamo veramente al secondo posto e forse anche al primo. Insomma, staremo a vedere poi che cosa succederà. La domanda che ci stiamo ponendo è: pioverà o non pioverà? Beh, Ragazzi, questa indecisione riguarda un po' ci tutti, siamo, dai eh. coraggiosi che si sono presentati in massa allo stadio Questa quest'oggi, partita è sperando veramente certo di potersi rimediare. importantissima. Gli Non si arbitri può preferiscono avere il massimo di sbagliare. visibilità. Non I si può. giocatori che vogliono il campo al meglio. Dai, Dai, Rigoni, Luca, magari, perché vedo che stai Moreno, scrutando il cielo. Pedro, Benvenuti a tutti voi che Pedro, ci seguite in luce, Pedro, bene al coperto, Pedro. a Dai, vai. casa. Niente, Pedro si fa Questo è lo stadio sbilanciare in una maniera proposto. inguardabile. Una cornice perfetta per partite come queste. Paletta è tua. Paletta Bravo, già in corsa di sviluppo. Paletta. Che anche se sei stanco, sei sempre molto utile. Riceve la Moreno. palla. Moreno si gira. Un intervento Niente. impeccabile. O comunque in sto gioco, È sempre mai una impressione da volta calcio d'angolo. che fischiano un rigore, non so. Cioè, ovviamente non è a rigore questo, però mai una volta che capiti un'azione da rigore. Una cosa Giocata in incredibile. corto. Un gioco che odia i rigori questo, praticamente. Aramu. La gioca in area. Ciuria. Prova la conclusione. No, fuori? Hanno Cioè, commesso una leggerezza e io l'avevo colpisce già questa tipo deviazione. inquadrata Pellegrini mi sembra molto contento di come questa palla deviazione. gol. Vedete, era stato bravo a crearsi Vabbè, l'occasione, doveva fuori, sfruttarla peccato. meglio. Paletta per Rigoni. Il Chievo non ha mai Rigoni perso, ancora vince lui. 25 partite in casa, un dato che Moreno. sicuramente rassicura i suoi tifosi. Pedro, Pedro, Interviene anticipa. e sbroglia una Niente. situazione che si faceva molto A pericolosa. Pedro. La gioca in profondità, No, il ragazzi. passaggio in avanti nello spazio. La toglie dalla porta. Bravo De Vecchi. Bravo De Vecchi. Ci Lungo salva. passaggio in Questa avanti. è stata una bella parata comunque. Si vede che è in forma De A Vecchi. Bravissimo. sinistra con il passaggio. Moreno. Gioca con un Per pallone lungo. Pedro. Vabbè. Calcio Forzano d'angolo la che deviazione. Sarà può calcio servirci d'angolo. molto. Speriamo. Aramu. Perigoni di testa. La palla rimane lì. Ma c'è il giocatore del Chievo che rinvia. Baie. La gioca sulla Ciuria. Pedro. destra, tocca verso il centro. È peccato, non Non ci ci arriva. arriva. Non ci arriva proprio. Pedro era un passo da far gol. Sarebbe stato un gol spettacolare, speciale. Moreno. Bravo, Moreno mio. Pedro. Pedro Il mio. loro attacco si sacrifica molto. Pedro Guarda mio. come si muovono verso l'esterno per creare spazi. Questa Bravo non è Sacchini. un'impostazione che in genere ti piace molto. Bravo Non Sacchini che molto. Non comunque sono ha mai stato un grande pressato. stimatore di questa tattica. Soprattutto non Bravo riesce mai a Bellucci. Ripartiamo, portare via dall'area di un gol dai. gli attaccanti, gli uomini che hanno Ciuria. maggiori capacità di segnare. Non è Ara sì, quello il Aramu. posto in campo, Pedro non è Lucas. quello che spetta alle reti. Moreno. Pedro. L'hai visto? Baie. Parata fantastica No, di se segnava Sacchini. Baie era spettacolare. Che parata Sarebbe eccezionale. stato go il gol da chi non ti aspetti Una parata praticamente. Perché chi se lo eccezionale. aspetta che Porta Baie faccia gol? Pellegrino che in Chi pochi se se lo l'aspettavano. aspetta? Forse nemmeno i suoi compagni. Aramu. Cross. Paletta di testa. No. Attenzione a Chievo che riparte. Giorgevic, Bellucci, calcio di punizione per il No. Chievo. Non può essere fallo. Ma come fa a essere fallo, ragazzi? Riguardiamolo. Non è fallo. Non è fallo. È impossibile che questo sia fallo, su. Non scherziamo.
Bravissimi. Pedro. Ciuria. Per Pedro. Ha fornito una prestazione Moreno. maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie al proprio Ciuria. tecnico. È Dai. stato protagonista di Aramu. un Che autentico fai? capolavoro tattico. Ha rischiato in alto, Interamu. mettendo in campo Io veramente non ho contemporaneamente parole. molti Pedro. attaccanti. Martina si Moreno. è rivelata la scelta Moreno. giusta. Se non fosse stato per lui, probabilmente Il avrebbero Chievo in perso. difesa è molto forte. Marigoni passa. Rigoni. No, Prova la conclusione. Ciuria mio. Si libera della palla ed evita le Peccato. complicazioni. Peccato veramente, perché Sarà era un'occasione questa d'oro, veramente d'oro. Bravo Ramu. Bravi ragazzi. Rigoni. Moreno. No, no, no. Bravo Pedro. riceve in ottima posizione. Moreno però ci mette mezz'ora a tirare in Ora la porta palla e in pericolo. la palla gli viene soffiata Ora all'ultimo. sotto il loro Bravo tiro. Paletta. Rigoni. Aramu. Trova il compagno in ottima Ciuria. posizione. Dai Aramu però Allarga il gioco aggressivo. non ti sovrapponi mai. Aramu, niente. Spazza via senza Vai. problemi. Rigoni. Oh, ma che Allontana il sfiga pericolo. abbiamo oggi. Sampi di testa. Comodo per Bellucci. Bravi. Paletta, Punteggio è immutato, 0-0. bravissimo Paletta. Sacchini. Rigoni. Ancora Sacchini, ancora lui. Bravi ragazzi, giochiamo bene. Moreno, vabbè. Rimessa laterale? Nemmeno quella. Mortacci, che sfiga. Veramente che Prova a sfiga. velocizzare il gioco con la verticalizzazione. No. E passa. Sacchini mio. Paletta Giacchetti. però dentro. Bravo Paletta. Ottima pressione la Che sua. Palla intervento indietro. d'oro. Che Rigore. giocatore. Rigoni. Moreno. Ha bisogno del Rigoni. sostegno dei compagni in questo frangente. Pedro. Aramu. Ci prova da fuori. Rigore. Aramu, ma è troppo Un'occasione centrale. davvero molto angolata. Un vero peccato. Bravo Bellucci. Pedro. Dai Aramu. Oh, mai una volta che ti sovrapponi Aramu, mai una volta. Ma che c'hai? Paura? Di far gol, dai Aramu, su. Guarda Baie dove va. Baie da fuori. Si cercherà il tiro. Vabbè. Oh niente, oggi non è giornata. Primo tempo finisce qui. Mi sa che sarà Nessuna delle due squadre riuscirà a complicato. duplicare la prima 5 tiri mezz'ora. a 1. Sarà Ma stiamo interessante anche vedere giocando se bene Italia nel Messico complesso, non stiamo giocando male. Però riaccelerazione ci anche nella manca difesa. il Sarebbe gol, che necessaria una forse delusione per non è essere la cosa più riusciti a importante concludere. in Ma questo da subito le momento. occasioni per riprovarci non Dai mancheranno. ragazzi, Devono solo abbiamo ancora continuare a giocare come tempo. hanno fatto finora. Abbiamo ancora Il tempo. rilanciamento è positivo. Bravo Aramu. 0-0 dunque alla fine di questo Ciuria. primo Pedro. tempo. Speriamo che il secondo ci offra Beh, qualcosa di più, Pedro. francamente. Pedro, a fine Sicuramente anno mi sa che te una delle fai due un bel squadre ci ha viaggio. fatto vedere tanto Direzione altra potenziale. squadra Il sicuramente, non qua. risultato non rispecchia i loro Mi sa sport, che ma tu si giocano come nel primo non sei tempo in grado di quello che stare porteranno a casa al la Coppa. Monza. Poi in Serie A. No, in Serie A Pedro mi sa che fa una Hanno brutta l'opportunità di fine. ripartire. Bravi ragazzi. Aramu. Baie. Rigoni. Moreno. E trova il Pedro. compagno. Mamma mia, Pedro. Moreno. C'è un tackle duro. Moreno. Un'entrata di Paletta. scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Aramu di tacco. Che delizia. Pedro di tacco mi sa che è la cosa peggiore che abbia visto oggi, probabilmente. Un miracolo incredibile. Lancio lungo del portiere. No. Scodella in avanti. No. Giaccherini. No. Se ne va. Mamma mia, Paletta Paletta oggi troppo piglia preoccupato. tutto. Paletta oggi piglia tutto. Cerca Aramu. di pescare il compagno col filtrante. Ciuria. Pedro. Cercano un'azione veloce. Ancora Scatta per verso Ciuria. lungo. Pedro. C'è spazio per calciare. Ottimo tiro. Mamma mia, Pedro. La sua Mamma posizione mia, che manca tiro allo stesso bruttissimo che hai tempo. fatto. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Mamma mia, Non Pedro. lascia nessuna traccia. Io non so che dire. Non so che dire. Ronald, vai. Maric, so che non sei in forma. Però abbiamo bisogno di te. Davvero tanto, non sai quanto. E a sto punto, Harrington. Anche tu sei fuori forma, ma d'altronde
Questi O sono i migliori. Devo vincerla assolutamente, non si può tergiversare troppo tempo, ragazzi. Vi chiedo solo una bella prestazione. Non vi chiedo tanto. Giocate bene, come sapete fare. Vi prego, anche se non siete immorale. Però. Oh, 0-0, io vi non pago, è raga. tempo Su, però per dai. sbloccare il risultato. Giorgevic non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Cerca di lanciare il compagno. Il Bravo giocatore Paletta. interrompe l'azione. Vai, che è lento come un carro armato. Ronald. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua prima Maric. azione. Bravo. No, no. Che brutto passaggio. Avanzare l'azione con il lancio Bravi. lungo. Bellucci. Sulla destra. Ancora Ronald. palla lunga. Maric. Moreno, vacci però, non Palla sulla scappare. sinistra. Non Ecco l'occasione del scappare. contropiede. Santo Dio. Mamma mia, Bellucci. Sampi, Il Sampi, giocatore in lotta. possesso del pallone. C'è il tiro. Mamma Palla mia. filtrante ben piazzata, meritava Stavo già l'assist. vedendo Pietro non sarà sfumare tutto il contento di lavoro aver fatto sbagliato dopo in essere questo stato messo anno. davanti alla porta così. Un'occasione Ragazzi, d'oro. ragazzi, su. Un gol. Uno. Non mi sto a chiedere il mondo. Moreno. Ha la possibilità di andare in sua Maric. porta. Harrington, vabbè. C'è la palla lunga in avanti. Perché ho messo Harrington? Inguardabile. Dai. Bella Ronald. penetrata. Oh, l'hai visto? Può segnare. Va al tiro. Palla in Harrington! rete. Harrington! Non sei inguardabile, Harrington. Pesantissimo Sei assist sul un quinto film possesso porno. della Sei un gara. film porno, Harrington. Altro che inguardabile. Su. 1-0 Il Monza. movimento è stato perfetto. Si è Dai. fatto trovare pronto e ha Mamma mia, segnato. che fatica Passaggio perfetto e quest'oggi, lui è oh. stato bravissimo ad È approfittarne. Ronald. Da quando è entrato negli schemi. È devastante. È devastante. Diego ha optato subito per È Matteo. devastante. Ora però bisogna tenere la partita, 1-0 eh. dunque. Sono in Ora vantaggio, però. ma c'è ancora Bisogna tempo. La tenerla. partita rimane aperta. Su. Prova a Ma cambiare con la una difesa soluzione del di genere attacco. sicuramente la terremo. Spero. Adesso me la sono gufata. Mostra a vedere che ne prendiamo 7. Spalla Bravo palla Baye. contro la difesa. Maric. Devono pareggiare, ma Ronald. fanno bene a prendersi qualche rischio anche i Maric. difensori per accompagnare la manovra. Moreno. Palla Moreno! fantastica di Semper. Ma come. Come ha Vicinissimi al fatto? gol del 2-0. Non si può. Grazie a lui la sua squadra è ancora in È partita. Grande illegale. parata questa. Beh, passaggio di Maric, tanta roba. Ma come l'ha presa? Ma porca miseria. Porca E ora vediamo se riusciranno ad approfittare miseria. di questo corner. Harrington. Colpo di Palletta di testa. testa. La tocca una volta. Rigoni. 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 Che gli ha fatto Rigoni? Pressione sul fondo. È Ma finita che gli con ha la fatto rete. Rigoni? Non sono riusciti a contrastarlo Ma che gli ha bene. fatto? A parte il tiro che è inguardabile, però. Ragazzi, tunnel. Porca miseria, era il gol della vita. Era il gol della vita. Manca poco, 10 minuti. 10 fottuti minuti. No. Ci mette il Bravo fisico e Rigoni. conquista il pallone. Harrington. A questo punto del Moreno. match non possono Maric. tentare nella loro metà campo. Maric. Devono proporsi Niente, non si davanti, riesce non mica a senza passare. sbilanciarsi troppo. Cerca l'uomo là Paletta. davanti. È davvero una bella serie di passaggi questa. Stanno per vincere un'altra partita e con questa sarebbero quattro di fila. Giorgevic! No, no, no. De Un'occasione Vecchi c'è. davvero sprecata. Quel gol Calma, veniva quasi ragazzi. deviati. Prepariamoci alla Calma. fase interessante della partita. No. Cerca Vabbè. un varco con un L'han pallone lungo. buttata. Pallone Paletta. intercettato e davvero Baye. davvero provvidenziale. Harrington, la tieni lì. Per chi? Ronald, dove sei? Perché sei così avanti? Sampi. Si ferma qui la manovra. Giorgevic ha l'opportunità. Sampi. Calcio Bravo d'angolo per il Sampi. Diego. Bravo Sampi.
la giusta falciata. E l'arbitro si incazza per un giallo. Ma che c'è il Prillo? Vabbè, ma è un fallo tranquillo, niente di che. Che vi scaldate? L'avreste fatto anche voi, sciocchi. Ah oh. Cerca il tiro. Sampi, su. Palla in avanti verso compagni. Palla lunga cercata, Maric. compagni in avanti. Ragazzi, si vince pure Si questa. chiude la sfida con il fischio d'arbitro. 1-0. Una bella 1-0. vittoria, davvero Mamma mia. fondamentale per Vabbè, il futuro. Poi uno spettacolo con meritata, tante eh. occasioni, ma insomma. D'altronde, non si può dire che non sia meritata. L'Empoli, no, vabbè, Lecce ha vinto, la Spal ha vinto. Porca miseria. Il Brescia ha perso, il Brescia ha perso, ragazzi. Il Brescia ha perso. Però comunque rimane la Spal e Lecce. Tanti auguri. Quindi, andiamo avanti. Ultime due giornate. Contro il Vicenza e poi contro il Brescia. Allora. Oh, vediamo se riusciamo a prendere questo qui. Non credo, eh. Cano. Ragazzi, l'abbiamo preso. L'abbiamo preso. Questo è colpaccio. Questo è colpaccio. Cavolo, un trequartista 74. Allora. Con calma. Contro Vicenza, va bene. Spal Empoli. Potrebbe essere buono. Città della Lecce, vabbè. Brescia Venezia, vabbè. Vabbè che Brescia ormai avevo dura che ci recupera. Quanto stai Brescia? Sta a 6 punti. Non credo. Il Brescia non ci fa paura. Ci fa paura la Spal. Ragazzi, io il prossimo episodio giocherò due partite nel prossimo, Vicenza e Brescia, per vincere il campionato. Lo dico, bisogna vincere il campionato, non me ne frega niente. Il secondo posto va anche bene, però se vinciamo ancora meglio. Quindi niente, a domani. Ciao.